questa seconda sessione del mattino vede gli interventi di Alessandra Crimi di Acri, la quale si soffermerà in particolare sulla scelta metodologica che un'organizzazione non governativa come Acri ha fatto nel promuovere la formazione di facilitatori di processi di sviluppo dentro le comunità. Si tratta appunto di una scelta, di un modo di fare cooperazione internazionale. Abbiamo concluso la mattinata ricevendo alcune indicazioni rispetto alla postura, alla posizione, all'attitudine necessaria per gli operatori di sviluppo di comunità. Approfondiamo con Alessandra Crimi questo aspetto, se volete, procedendo con un senso inverso. Se in mattinata abbiamo delineato l'approccio di comunità per arrivare poi a un'esemplificazione concreta, questa volta ripercorriamo la scelta di un'organizzazione di cooperazione internazionale che, a partire da alcune pratiche messe in atto, matura una convinzione, alcune scelte metodologiche che la portano a investire su un progetto di formazione per agenti di sviluppo di comunità. La parola ad Alessandra Crimi. Grazie e saluto tutti, quindi buongiorno a tutti e tutte. Io sono Alessandra Crimi, faccio parte di questa associazione che si chiama Acri e oggi appunto la rappresento e rappresento la sua esperienza. E da un punto di vista anche personale, in quanto volontaria di Acri, rientrata oramai un po' di tempo fa, un paio di anni, da un progetto di Acri in Kenya. E ringrazio quindi la Fondazione Fontana per avermi coinvolta e invitata in questo seminario e ringrazio Acri per aver pensato a me per venire a parlare e rappresentare l'esperienza. E prima di addentrarmi sull'argomento, proprio sul tema del mio intervento, mi farebbe piacere dire giusto due parole su chi è e che cos'è Acri. Acri è un'associazione di volontari, il nome sta per Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale, e nata più o meno quando sono nata io, veramente a qualche settimana di distanza, 31 anni fa, a Trieste e poi un paio di anni dopo anche a Trento, nata su la scorta dell'esperienza di un gruppo di volontari laici e anche sull'esperienza di quelli che sono i centri missionari, di nuovo, delle due città, Trieste e Trento. È vero, Acri ha una serie di progettualità in quelli che potremmo definire i paesi del sud del mondo, ma anche delle attività che sono locali. Tre sono le aree di intervento, sono la formazione per volontari, per soci e poi per quelli che sono i futuri partenti, diciamo, per i progetti in America Latina e in Africa, in diversi paesi. C'è un'area invece dedicata alla cosiddetta educazione allo sviluppo, che si compie principalmente sui nostri territori e che implica un lavoro di rete con dei soggetti che possono essere i servizi, le scuole e altre associazioni. E poi evidentemente ci sono i progetti nel sud del mondo. Penso che non ci sia cosa migliore di dire chi è, cos'è un'associazione, se non andando a vedere quella che è la mission dell'associazione. La cito a completamento di questa presentazione, ma anche perché specialmente la parte iniziale, diciamo, dell'enunciato mi fa gioco e spero che ci faccia gioco in seguito per capire anche una delle motivazioni della scelta di approccio e poi di formazione. La leggo brevemente, la trovate proiettata. Ispirati dai valori cristiani, poniamo le nostre mani, l'intelligenza e il cuore a servizio dei più deboli per favorire il superamento delle situazioni che generano povertà al nord e al sud del mondo, e perché ogni donna e ogni uomo
con piena dignità possa costruire il proprio futuro. La riprenderemo più avanti, però insomma mi faceva piacere, ecco, mostrarvela tutta. E il mio intervento ha a che fare quindi con l'approccio dell'empowerment di comunità e con le implicazioni che esso ha avuto nel momento in cui l'associazione lo ha adottato, implicazioni soprattutto in termini di costruzione di un curriculum formativo e in termini di set di competenze con cui equipaggiare poi gli operatori che per ACRI sono volontari e non cooperanti in senso stretto, poi nei progetti del sud del mondo. Ho pensato, ho immaginato di dividere il mio intervento in tre parti, citando qual è stata la storia e poi le motivazioni di questa scelta, quindi ripercorrendo un po' cosa è successo, fare un minimo di affondo su non tanto che cos'è l'empowerment di comunità, anche perché chi mi ha preceduto l'ha già detto molto bene, molto meglio di quanto potrei fare io, ma mi piacerebbe dire cosa ACRI ha recepito della metodologia e in che modo questo ha poi plasmato la figura del volontario in termini di facilitatore di processi e poi in chiusura che cosa ha prodotto questa scelta, che tipo di impatto, quali sono stati i risultati, quali sono le sfide anche attuali per provare a immaginare di rilanciare. E vi dico subito una cosa, ACRI ha adottato l'approccio circa 10 anni fa. All'epoca io non ero parte dell'associazione e la sfida quindi che io ho oggi è quella di raccontare e spiegare in maniera, come dire, coerente una scelta che io non ho contribuito a fare. Questa è la mia sfida oggi, ma di cui sono stata beneficiaria. Quindi io sono ancora di più contenta perché l'opportunità di parlarne oggi è per l'associazione, credo, un'occasione di nuovo di ripensare, rileggere, riflettere, rivedere cosa ha portato quella scelta, che cosa ha prodotto, e anche per me come volontaria che si è trovata a adottare la metodologia e gli strumenti ad essa collegata, di nuovo un'opportunità per rivedere e rileggere anche il mio percorso. E parto da questo. Allora, ACRI, come dicevo, 10 anni fa circa, quindi nel 2008, che è una data, che è un anno che è ritornato anche prima, questa, forse c'era un allineamento particolare astrale, e si ritrova dopo 20 anni di esperienza, quindi, come dire, 20 anni di operato è insomma una quota abbastanza grossa, si ritrova a ripensare alla sua metodologia. Qual è stato l'innesco di questa riflessione? È stata un'operazione, io credo, preziosa, di ascolto e valorizzazione del feedback accumulato nel tempo, feedback inviato da parte degli operatori nei progetti. Come volontari, ciclicamente, con una certa costanza, venivano inviati dei report, delle relazioni circa l'andamento dei progetti, quindi sia in fase di monitoraggio e poi al termine del progetto una relazione di valutazione, ecco. Operatori diversi, impegnati in progetti diversi, in paesi diversi, riportano tutta una serie di criticità molto simili. Questo evidentemente salta all'occhio di ACRI, che decide quindi di valorizzare il feedback, di valorizzare monitoraggio e valutazione e di decidere quello che potremmo definire una sorta di momento stop and go. Fermiamoci per capire, per valutare se la strada che abbiamo scelto è quella attualmente, all'epoca, più corretta, o se è necessario invece ripensare alcune delle nostre pratiche. E quali erano questi rilievi? Questi rilievi erano fondamentalmente di dua natura.
quelli che io riporto come senso, ma anche poi come strategia, quindi prettamente più legati agli aspetti operativi e progettuali. ACRI in qualche modo si rende conto, ascoltando i propri operatori impegnati nel sud del mondo, che c'erano alcune lacune di formazione e delle intuizioni che poi invece avrebbero portato all'adozione della metodologia, che non avevano solo un riscontro pratico, ma che evidenziavano la debolezza metodologica di tradurre sul piano operativo la mission e i valori dell'associazione. Quando, e l'abbiamo visto qualche minuto fa, quando ACRI si pone in termini di servizio con mani, cuore, intelligenza, che cosa vuole dire? Mani si riferiscono, come dire, al lavoro, all'operosità, all'essere, l'intraprendenza richiesta o comunque auspicata da parte dei volontari. Il cuore fa riferimento a una sorta di adesione, ovviamente ai valori dell'associazione, che come abbiamo visto sono valori ispirati anche al cristianesimo. L'intelligenza è proprio la riflessione e l'adozione consapevole di una metodologia. ACRI si rende conto che su quel piano lì c'è del lavoro da fare e che quindi quella sorta di debolezza che veniva comunicata da parte dei volontari finiva per non dare compiutezza alla sua mission, alla sua identità. Il secondo aspetto è quello che io ho riportato, diciamo, in senso letterale, è quello di attuare il lavorare per rendersi inutili, che è un auspicio, niente male, devo dire. Che cosa significa? Si parla di un'inutilità positiva, non di certo tragica, non è quell'inutilità che ti porta a dire io ci ho provato, ma la situazione è talmente brutta che siamo inutili, non possiamo fare niente. È un'inutilità invece da leggere in senso contrario. Siamo entrati in un certo tipo di dinamica, abbiamo fatto delle cose, abbiamo coinvolto una serie di soggetti e siamo capaci nel tempo di uscire di scena perché il nostro contributo, il nostro apporto può gradualmente ridursi, riconfigurarsi con l'auspicio molto alto, ribadisco, di essere inutili perché chi abbiamo accompagnato fino a quel momento è capace di camminare sulle proprie gambe. Di nuovo, quanto evidenziato dai volontari, non riusciva ad attuare questo grande auspicio, anzi si poneva molto spesso in aperta contraddizione. Vado quindi poi su quelli che sono gli aspetti più concreti, di nuovo, nodi critici che sono emersi in termini operativi e progettuali. Ne ho elencati quattro e che sono connessi in maniera molto forte l'uno con l'altro. Sono il lavoro di equipe, il passaggio di consegne, questo tema forte delle competenze, saperi importati, saperi locali, spesso in conflittualità, e poi il vissuto degli operatori. Le relazioni dei volontari riportavano questa cosa e ci rendiamo conto che non siamo così forti nel lavorare in termini di equipe, non solo fra noi volontari. ACRI un po' per mandato predispone delle coppie di volontari o dei gruppetti, difficilmente uno si trova a operare da solo, ma equipe anche poi intesa in senso più ampio, cioè con gli operatori, social worker, community worker o altri soggetti del luogo. Quindi dal punto di vista operativo progettuale venivano evidenziate lacune operative, come si fa il lavoro di equipe. Secondo aspetto, il passaggio di consegne, che io credo sia uno dei momenti più critici e tragici forse di quando parliamo anche della cooperazione, quindi questa uscita di scena o riconfigurazione poi della nostra presenza su determinati territori, che è fortemente legata al tema anche poi del vissuto di chi è lì.
come operatore vengo inviato, tra virgolette, ho un mandato che per Acri è come minimo di 2 anni in un territorio, faccio delle cose, mi preparo per uscire di scena e mi pongo il tema del che cosa sto lasciando, a chi lo sto lasciando, come lo sto lasciando e senza aver predisposto un percorso fin dall'inizio che guardasse in quella direzione, lì mi ritrovo a dire hanno distrutto tutto, non è rimasto niente, sta crollando tutto e questo genera frustrazione negli operatori, si rimanda poi in termini di tutta l'associazione e ci si domanda che cosa lo abbiamo fatto fare se quello che noi abbiamo contribuito a creare non dura oltre noi. Anche su questo poi, se ci sarà l'occasione, mi piacerebbe dire delle cose, ma lo riprendiamo magari più avanti. Sul termine delle competenze, come già anche è stato accennato, numerosi erano gli episodi di volontario agronomo in zona rurale dove si realizzava questo cortocircuito, la tempesta perfetta. La comunità che ha delle aspettative, perché come occidentali, i miei colleghi hanno parlato di gringos, perché anche poi questa cosa, Brasile e Mozambico, la lingua lusitana, io porto quella invece dell'Africa, Musungu, quindi l'europeo, e i saperi occidentali automaticamente ritenuti più competenti, più forti, quindi da una parte l'aspettativa della comunità, tu sei quello che sa, dall'altro lato tu come operatore che ti dici ok, io sono quello che so e ti rendi conto magari come agronomo che quello che tu hai imparato, studiato e anche avuto esperienza ha dei limiti geografici, culturali, la tua conoscenza stessa è lacunosa. Ripeto, un cortocircuito ideale, perfetto, la tempesta perfetta. Sono questi i 4 punti su cui mi piacerebbe porre l'accento per poi riprenderli in termini di empowerment. Cosa fa Acri? Quindi studia il feedback inviato dai suoi volontari e dice ok, stop and go, abbiamo questo feedback importante, proviamo ad organizzare una risposta. Inizia quindi una fase di riflessione e di dibattito interno all'associazione e di ricerca di quello che può essere, di quelle che devono essere le correzioni da fare in corsa. Ricerca matta e disperatissima che a un certo punto trova un approdo all'Università di Padova dove tramite una soffiata di una volontaria si scopre in qualche modo che esiste un corso di laurea con un modulo dedicato all'empowerment di comunità e allo sviluppo di comunità all'epoca tenuto dal professore Pier Giulio Branca. Acri prende dei contatti, comincia a studiare la proposta anche che fa il professor Branca e lo prova a portare dentro ed effettivamente in un'assemblea dei soci del 2008 viene presentata la metodologia, viene presentata la proposta formativa, quindi con un lavoro come dire coordinato fra chi nell'associazione ha ruolo decisionale politico, il consiglio direttivo e chi ha invece si occupa dell'area formazione, una presentazione quindi della proposta e poi una sperimentazione interna per cominciare a masticare no, una serie di concetti e di strumenti. Un'altra cosa che succede, e di nuovo la sottolineo sempre in termini di senso, è che questo empowerment di comunità che comincia, come dicevo, a essere masticato, richiama il concetto che io ho citato di sviluppo self-reliant, che è un concetto elaborato dalla dottrina sociale della Chiesa, che evidentemente per l'associazione, per le scelte che ha fatto, è un interlocutore o comunque un punto di riferimento importante. Ebbene, credo ci faccia a tutti sapere che la Chiesa e in generale le Chiese sono laboratori di pensiero in termini di cooperazione e di rapporti fra i progetti.
la Commissione Pontificia Giustizia elabora questo documento sulla self-reliance. Siamo nel 1979, quindi è un tema che era già ampiamente disponibile. Parlando di self-reliance, che nella traduzione italiana perde forse alcuni significati, ma che, come riporta poi effettivamente la Commissione, si può dire contare sulle proprie forze. Quindi non solo il concetto, ma proprio sviluppo self-reliant, comunità che possono da avviare, da sostenere, da aiutare affinché possano contare sulle proprie forze. Quindi, come dire, si realizza, ecco, sì, un gioco di sponda nel senso proprio dell'associazione e la metodologia. Arriviamo quindi all'empowerment di comunità e io sono ben contenta di appoggiarmi alla citazione di quelli che sono stati i miei primi maestri, che in quello che ho riportato nella slide commentano Rappaport. Io lo dico soprattutto per Ripamonti, che faccio i collegamenti con le fonti, scherzo. Ho scelto questa citazione perché definizioni ce ne sono diverse, differenti, ognuna mette in luce, come dire, sfumature diverse, ma questa credo che si colleghi bene di nuovo all'identità di ACRI e personalmente si collega anche a quella che è stata la mia esperienza di volontaria in Kenya. Empowerment di comunità, quindi inteso come incremento delle capacità delle persone di passare dalla cosiddetta situazione di passività appresa, questo sentimento di impotenza che genera alienazione e frustrazione, quindi una transizione tramite un incremento di capacità verso l'apprendimento della speranza, derivata dal sentimento di aumentato controllo sugli eventi tramite la partecipazione e l'impegno nella propria comunità. Ci sono moltissimi, come dire, i temi e i concetti citati in questa definizione molto densa, dove si condensano appunto tante cose. Ho cercato di tirarne fuori qualcuno. La prima cosa, e di nuovo la mia non nasce per essere una trattazione su cos'è l'empowerment, ma cosa ha recepito ACRI della metodologia per poi attuarla. Innanzitutto questa visione di comunità come soggetto e oggetto dell'intervento. Faccio un inciso, soggetto, quindi qui si, in termini di riconoscimento, quindi in grado di contribuire, portare, far emergere una serie di istanze, e tecnicamente anche inteso come intersoggettività. La comunità, prima che riesca a esprimere, come dire, una voce sufficientemente rappresentativa, autorevole per tutte le parti che la compongono, deve entrare in una dinamica interna di dialogo e di influenzamento. Quindi pensarla in maniera molto complessa in termini di soggetto e anche come oggetto dell'intervento, di nuovo per non cadere in ingenuità e romanticismi in termini di la comunità in fondo, per sentirla basta radunarsi sotto l'albero al centro del villaggio, fare questa riunione plenaria eterna e così l'abbiamo coinvolta. È un pochino più complesso di così. Secondo aspetto, cosa significa quindi fare empowerment e sviluppo di comunità? Significa sviluppare comunità competenti, e come competenti io metto l'accento su comunità capaci di riconoscere, mappare e mettere in rete le proprie risorse. Questo dal punto di vista pratico è una cosa che nell'esperienza di noi volontari era un tema cruciale. Competenti quindi innanzitutto per questo aspetto, e competenti in termini di processi decisionali, come prendere insieme delle decisioni in maniera, come dire, sana. Terzo aspetto, quindi sviluppare comunità significa sviluppare senso di comunità, di nuovo attraverso il nutrire
quella capacità di influenzarsi vicendevolmente all'interno della comunità, di mettersi a disposizione, di collaborare e di ricreare delle condizioni anche di fiducia reciproca dove spesso non ci sono, e in generale tenere a mente questo duplice aspetto, empowerment psicologico nel senso soggettivo, quindi adottare degli strumenti e poi delle attività che lavorassero anche sulle capacità del singolo, e poi empowerment in senso ambientale, cioè recuperare, lavorare, insistere sulla capacità del singolo e dei gruppi di influenzare l'ambiente che il contesto in cui sono inseriti. Questo quindi era sempre lo sguardo da tenere presente. Lo spiego sempre così quando mi chiedono ma cosa fanno i facilitatori di processi. Siamo strabici per natura, perché un occhio va al singolo, un occhio va all'ambiente, un occhio va alla qualità del processo che mettiamo in atto e un occhio va alla qualità anche del prodotto, perché entrambe le cose vanno sempre tenute presenti. Quindi siamo strabici o siamo comunque dei pendoli che oscillano spesso in questo continuum fra due estremi. ACRI quindi chi forma, che cosa forma? Forma dei volontari in termini di facilitatori di processi. Li forma in un percorso che è lungo e che prende le mosse da un aspetto, io credo, fondamentale. Prima di entrare noi e appropriarci di strumenti e metodologia, facciamo tutti un passaggio che è una sorta di battesimo di fuoco, che è un laboratorio sulle motivazioni, che quindi attivano dentro di noi quali sono i perché lo facciamo, perché abbiamo scelto, perché ci immaginiamo di entrare in quel percorso lì, e recupero proprio quello che diceva Ripamonti prima, la lucidità, il saper calibrare le proprie aspettative rispetto a quella che sicuramente è una grande avventura, però che spesso si porta dentro proiezioni, pregiudizi, una grande voglia di fare che si scontra poi su quella che io credo essere una grande capacità necessaria, saper reggere l'incertezza e non quindi quell'indeterminatezza di noi ci programmiamo, ci progettiamo delle cose nei nostri interventi, non sempre le cose, anzi molto spesso non va come l'avevamo pensata, molto spesso non abbiamo le risposte nei termini e nei momenti in cui li avevamo immaginati, quindi noi ci troviamo a saper reggere questa condizione, aspettare, saper surfare sull'onda dell'incertezza, e dall'altro lato anche questo, gestire l'ansia di fare, il fare per rispondere, per anche poi soddisfare il nostro bisogno di controllo, facendo, come dire, evidentemente produco dei risultati. No, pensare alle motivazioni e mettersi in questo percorso poi formativo ci porta invece a gestire questa cosa, pensare prima di fare, pensare bene prima di fare. Velocemente quindi, facilitatore di processi, sempre di nuovo nell'esperienza di ACRI, è un agente promotore di processi di partecipazione per individuare meta e percorso, quindi di nuovo l'occhio strabico, meta, prodotto, risultato, ma anche il processo che l'accompagna, con dei meccanismi di coinvolgimento, di attivazione, di partecipazione della comunità, che prevedono una serie di strumenti, e di nuovo sottolineo, il facilitatore di processi nutre la natura empowering della comunità e nutre lo stato empower dei membri. Quindi questo che cosa significa? Che nel progettare e poi nel realizzare step dopo step le nostre attività, i nostri progetti, immaginarci qual è la quota di empowerment, che passaggio dopo passaggio noi possiamo investire e che possiamo nutrire.
i miei primi maestri, Branca e Colombo, mi dicevano sempre, nei progetti, nelle attività, portare a casa dei risultati positivi come prodotti e come processi è come mangiarsi una ciliegia, te ne viene voglia di prenderne subito un'altra, quindi nutrire anche di esperienze positive i progetti in questo senso. Nel progetto del Kenya, quello che mi ha visto impegnata, mi sono sentita di riassumere il mio ruolo con questa frase, cioè organizzare insieme alle persone risposte efficaci ai bisogni rilevanti per la comunità, sentiti dalla comunità e non attribuiti da noi, ricostruendo legami di collaborazione e fiducia. Questa era una peculiarità del territorio in cui mi sono trovata a operare, la capacità di fidarsi l'uno dell'altro, non tanto di noi ma anche fra le persone, di fidarsi l'una dell'altra e di collaborare, mettere insieme le forze per raggiungere uno scopo, era ed è tuttora molto molto bassa. Vi faccio questo esempio: ai bambini, quando sono ancora molto piccoli, viene fatto questo tipo di insegnamento. Il papà li prende in braccio, li lancia in aria e non li riprende. E lo scopo di questa azione è dire: non ti puoi fidare di nessuno. Neanche il papà ti riprende in braccio. Questo per dare una dimostrazione, come dire, simbolica, anche plastica, di quello che è il livello di base da cui si parte. In termini di empowerment, quindi, il nostro lavoro era anche quello di portare avanti dei progetti che rispondessero ai bisogni, e nel periodo in cui ho operato io, il focus, la priorità individuata dalla comunità era l'approvvigionamento idrico in una zona rurale semiarida. Dall'altro lato, sviluppare il progetto affinché desse delle opportunità alle persone di lavorare assieme e di costruire assieme. Il tentativo quindi era ed è di ricostruire quello che potremmo adesso definire capitale sociale, disponibilità a collaborare anche con chi non conosci. Questo mi avvicino, diciamo, alla fine del mio intervento. Sono 10 anni che ACRI adopera questo tipo di approccio, e sono 10 anni, o forse qualche anno in meno, che forma dei volontari in questo senso. Visto che vi ho parlato all'inizio di nodi critici, mi faceva piacere dire: ok, avete scelto questa cosa, avete formato dei volontari, è servito rispetto ai rilievi fatti dai volontari negli anni, circa gli anni 90? Alcune cose sì, indubbiamente, si è prodotto un impatto positivo rispetto ai nodi critici progettuali. Una parte grossa della nostra formazione e poi dell'esperienza che ci troviamo ad avere ha proprio a che fare con il lavoro d'equipe, di nuovo, interno e allargato. Quindi la capacità di fare metaprogettazione innanzitutto, e la capacità di lavorare bene con gli operatori locali, tenendo presente da una parte le differenze di formazione, valorizzando quelle che sono poi i saperi locali, ma anche predisponendo a lasciare e a contaminare con la nostra metodologia la metodologia locale e viceversa. Questa è una prospettiva che noi necessariamente abbiamo dovuto assumere, dove nel concreto che cosa significa? Non è organizzare nella comunità rurale di Riamurai dei seminari sull'empowerment di comunità, ma è lo dico in una maniera, come dire, forse anche un po' terra a terra, e veramente lavorare fianco a fianco e resistere alla tentazione di prendere delle decisioni interne all'equipe senza invece socializzare tutte le questioni con gli operatori. Questo è un lavoro, come dire, fondamentale, e perché anche il nostro esempio operativo ha un potenziale, anzi ha già una potenza molto forte, quindi il lavoro a fianco di
di decisione, di metaprogettazione, di pianificazione degli interventi, poi che cosa porta? Porta a ridurre o comunque trovare una quota di armonia fra competenze importate e competenze presenti. Ribadisco, i facilitatori di processi devono essere i più grandi mappatori, valorizzatori e connettori delle risorse che sono in un territorio. E il vissuto degli operatori poi è anche differente, per quanto mi sento di dover dire che specialmente la mia esperienza per il tipo di lavoro che ho compiuto in Kenya a me abbia insegnato soprattutto a perdere e a investire 100 volte per raccogliere 10, però a vivere questa dimensione non con quella frustrazione di dire caspita, andiamo via e crolla tutto, dovevamo rimanere, non sono capaci, abbiamo fatto, appena ci giriamo non rimane niente, che poi è anche un po' quel senso di vuoto, ecco. È una questione importante il termine di passaggio di consegne, fin dall'inizio della propria esperienza, sapere di essere orientati a questa cosa qua, quindi costruire quel lavoro di equipe in modo tale che la nostra uscita di scena in realtà abbia già in sé la formazione di gruppi e il rafforzamento di gruppi promotori sul territorio è un aspetto molto importante. Faccio cenno a questa cosa, evidentemente. In termini di sostenibilità, se così vogliamo definirla, il nostro lavoro è stato sempre, parlo del Kenya, legato a questo aspetto. Vedere e valorizzare le piattaforme progettuali, decisionali, già esistenti nella comunità e potenziarle in termini di processi di attivazione di altri gruppi. Quindi il nostro lavoro era esattamente questo: vedere cosa c'era già e sostenerlo, valorizzarlo, integrarlo, animarlo e passare anche, contagiare con le nostre competenze i social worker che erano già lì, in modo tale che quelle piattaforme più forti potessero anche poi attrarre altri gruppi, altri interessi. Questa è stata la nostra prospettiva. A livello interno di associazione, l'impatto avuto dall'adozione di questa metodologia e anche in termini, come si dice, metaprogettuali. A un certo punto Acri si è detta, proviamo a lavorare su quelli che possono essere gli indicatori di empowerment all'interno dei progetti. Noi sappiamo quando scriviamo progetti che dobbiamo usare il quadro logico, altri strumenti, ci viene richiesto, no, questo lavoro di obiettivi generali, obiettivi specifici, risultati attesi, no, siamo lì che impazziamo tra output e poi anche outcome, che sono due cose diverse, giustamente, poi ci sono indicatori, risultati che devono essere smart, misurabili, bla bla, tutto corretto. Acri si è detta, investiamo tanto in termini anche di metodologie di formazione su questo tipo di lavoro, proviamo a ragionare anche in termini di indicatori di empowerment, quindi fare il lavoro di progetto di approvvigionamento idrico partendo da 120 gruppi di contadini. In termini di empowerment, dove andiamo a vedere passaggio per passaggio cosa è successo? Anche andando a vedere delle cose apparentemente molto piccole, dall'inizio della progettualità alla fine, quante sono le persone che vengono all'assemblea dei contadini? Chi sono? C'è stato un incremento di partecipazione? Quindi anche dagli aspetti molto puntuali, molto piccoli, fino poi a cose magari anche più elaborate, quali sono e quante sono le decisioni prese insieme. Quindi c'è un laboratorio, c'è un'idea dentro Acri di sviluppare questo lavoro per avere una griglia di riferimento, di monitoraggio e valutative di riorientamento degli interventi.
Una cosa ci tengo a dire in termini di paradigma alternativo, alternativo a cosa? Alternativo rispetto a quello che è l'esperienza delle comunità con cui andiamo a lavorare. Nello specifico dove sono stato io, due cose. Paese colonizzato e decolonizzato dall'Inghilterra, gli inglesi presenti ancora tuttora in diversi posti, il nostro territorio, ci è stato raccontato dagli operatori della parrocchia, noi lavoravamo con una parrocchia, ci dicevano gli inglesi erano ovunque tranne che qui, perché qua ci hanno provato a fare sviluppo sociale e però si sono resi conto che questa comunità è talmente terribile in termini di omertà, incapacità di lavorare insieme, che hanno pensato di andarsene. C'era come una X su quel territorio. E si sono attivate poi tutta in realtà una serie di progetti e l'aspettativa che noi abbiamo trovato era quella assistenziale. La richiesta anche era quella, soldi a cascata, senza particolari, a volte anche indirizzi, tanti progetti di approvvigionamento idrico in cui non solo la comunità non contribuiva anche in termini economici a dotarsi di una serie di strutture, ma addirittura veniva pagata per costruirsi il proprio bacino di raccolta dell'acqua. Per dire, lavorare per proporre una cosa differente significa andare incontro a una serie di resistenze, niente male. C'è anche un altro aspetto però che a me ha stupito tantissimo, la semantica, il linguaggio che si trova nelle comunità. Cioè, magari no, tu sei lì che vieni preparato in termini di ok, empowerment, poi c'è la ownership, poi c'è quella. Le persone, io parlo veramente di gruppi di contadini, sapevano già tutto, mi dicevano you need to own your project, devi impadronirtene, quindi concetti che erano anche quelli come i soldi caduti lì, che avevano lasciato un linguaggio che però aveva perso ogni senso e significato, e quindi il nostro lavoro era anche fortemente di comunicazione, quindi richiamare delle parole però con un significato dietro, che non fosse confuso con un ownership in termini, come dire, generici, che poi non funzionava più. Ecco, io ho praticamente finito. Guardo un attimo al futuro, nel senso di dire che ACRI sta lavorando e continua a lavorare in termini di formazione, addirittura in questo momento c'è un corso di cui ACRI fa parte in rete con altri enti del territorio che si realizza qui. Questa è stata anche la mia casa di formazione all'epoca, quindi mi fa sempre piacere tornare. E è una formazione che nell'ottica di ACRI deve andare sempre di più incontro alla condivisione con altre associazioni e enti, proprio per andare a creare quella sorta di massa critica necessaria per produrre anche qui un certo tipo di mutamento, evoluzione delle pratiche. Questo mi pare una condizione chiave. Una delle grandi regole dell'empowerment è: vuoi agire un cambiamento, devi avere degli alleati, perché da solo difficilmente riesce a sopportare il peso di questo. Ci tengo a dire un'altra cosa. Io ho raccontato l'esperienza di ACRI senza come dire, la pretesa di illustrarvi una ricetta valida per tutti e ovunque. Non sono venuta qua a vendervi, come dire, la panacea per tutti i mali. O ricostituente per rimetterci, come dire, tutti in forze. Mi piace sottolineare questo aspetto, a partire dalla mission, a partire dai valori, ma anche a partire da questa opera di studio del feedback. ACRI ha fatto, io credo, soprattutto una scelta di coerenza rispetto a chi è e chi vuole essere, e credo che questo sia il forse più ancora della metodologia il dato da cogliere. Quindi questa opera di riflessione e
chi si è, ribadisco, e che cosa si vuole costruire. Da lì in qualche modo è nato tutto. Come tutte le scelte, comporta dei costi, comporta dei sacrifici, produce, è vero, degli impatti positivi, ma si scontra anche con delle resistenze, con degli ostacoli, e pone anche determinati rischi. E ne faceva proprio riferimento a questo, io credo, anche Jenny Capuano prima, che ringrazio anche per un aspetto particolare di aver tolto, sgombrato il campo dal tabù del bisogna saper perdere, cioè nel senso ne possiamo parlare di fallibilità e fallimenti. La scelta di Acri è particolare in questo senso, perché ti trovi necessariamente, questo è faticoso e costoso, ti trovi a mediare tra la necessità di portare a casa dei risultati concreti, perché i donor, i finanziatori ti richiedono giustamente anche questo, ma con delle tempistiche che però spesso non sono quelle ideali per produrre in termini di empowerment i risultati che abbiamo in mente. L'opera di mediazione fra questi due aspetti, ribadisco, è faticosa, però come tutte, come dire, le scelte di coerenza, credo sia una di quelle fatiche che insieme pensiamo di poter portare avanti. Sottolineo l'ultimo aspetto. Riuscire a lavorare in termini di empowerment di comunità, con le comunità, attivando quindi quei processi anche decisionali, io metto un acuto su questo, sani, dove quindi tutti ci riconosciamo in un qualche modo nel prodotto della decisione. Io mi vedo, magari non c'è il mio 100% nella decisione finale, però mi richiama, c'è un pezzo di me. Riuscire ad attraversare questo processo insieme in maniera sana ci permette di reggere meglio anche il fallimento, perché il successo è condiviso e collettivo, ma anche un fallimento che magari è di nuovo collettivo, condiviso, ci aiuta a viverlo meglio e a rilanciare la nostra azione. Vi saluto. E vi dico una cosa in Kiswahili, che è Tuko Pamoja, che siamo insieme, we are together. Mm-hmm. Non riesco a dirlo, non ricordo. E di nuovo grazie. Molto bene, grazie ad Alessandra Crimi di Acri per questa densa relazione che ci aiuta a fare un passo ulteriore in questo nostro sviluppo della giornata. E cioè, tra le molte cose, Alessandra Crimi chiama in causa un soggetto che sono le organizzazioni. Quando parliamo di sviluppo di comunità, spesso tendiamo a immaginare le comunità, i territori e gli operatori o i singoli. Ma c'è un soggetto intermedio, che sono le organizzazioni. Qualsiasi associazione, aggregato collettivo che si propone di fare sviluppo di comunità è un'organizzazione, è una microorganizzazione, cioè un soggetto, un attore che interviene in quella situazione, quindi non è neutrale, e che dobbiamo, come dire, imparare a guardare. Noi siamo associazioni, organizzazioni, abbiamo ascoltato l'esperienza e la scelta di un'organizzazione che si impegna in sviluppo di comunità. Quindi riuscire ad articolare la società attraverso gli attori che la compongono è un primo passaggio. E la relazione di Alessandra Crimi ci dice, se ben intendo, vi racconto come un'organizzazione ha fatto una scelta di lavorare allo sviluppo di comunità, ha scelto un approccio fondamentalmente, e qui ci evidenzia un passaggio interessante. Non solo ha scelto un approccio dichiarando da qui in poi noi scegliamo la metodologia dello sviluppo di comunità, importantissimo, ma a questa scelta metodologica associa un'azione che è la formazione degli operatori secondo questo approccio. Cioè non è sufficiente aderire o dichiarare la scelta di un approccio secondo i propri principi e i valori, ma dentro le associazioni e le organizzazioni che agiscono bisogna istruire delle pratiche, in questo caso formative, che attrezzino le persone, Alessandra Crimi ce l'ha raccontato benissimo, a
come dire, inverare quelle dichiarazioni. Quando Alessandra Crimi dice: per noi è importante che la mission di ACRI si ritrovi nell'operatività. Questo non è un passaggio da poco. Le nostre mission, uno, le conosciamo, le abbiamo chiare, e due, come ispirano poi le pratiche che andiamo a mettere in atto? Il rapporto tra mission e pratiche operative è un oggetto di cui ci facciamo carico o è qualcosa che immaginiamo andare da sé in via automatica? Qui si tratta proprio anche di individuare, mi pare, dei lavori, dei campi di lavoro da arare per riuscire a fare sempre il nostro empowerment di comunità. Alessandra Crimi a un certo punto dice qualcosa del tipo l'equipe, lavorare in equipe. Come possiamo favorire l'empowerment e il lavorare in forma associata se noi per primi non sappiamo lavorare in equipe e in forma associata tra organizzazioni che fanno sviluppo di comunità, all'interno delle organizzazioni che fanno sviluppo di comunità? Quindi questo grosso investimento sulla formazione permette, come dire, di fare alcune affermazioni che hanno un ancoraggio col reale. Questo mi sembra tutto una prima serie di questioni molto rilevanti per chi vuole lavorare in quest'ottica e che delineano anche un'organizzazione, in questo caso ACRI, è il tema che ci interessa mettere in luce, che apprende, cioè che si pone il problema di imparare, nel senso che quando viene detto abbiamo ascoltato i feedback da parte degli operatori, porsi in una disposizione di ascolto significa porsi in una disposizione di apprendimento, cioè non sappiamo tutto, detto in termini un po' banali, e questo non riguarda solo i singoli, riguarda anche le organizzazioni. Quindi come ascolto i feedback che arrivano, come ascoltiamo le comunità, ci dice Alessandra Crimi, perché quando ci regala l'immagine dell'ascolto semplificato sotto l'albero riuniti, possiamo attualizzare questa immagine e pensare che magari nelle nostre comunità non ci si ritrova più sotto l'albero, ci si ritrova attorno a un tavolo, ma l'azione che mettiamo in campo qual è? Una messa in scena del lavoro comune o un lavoro duro sulle differenze e sul riuscire a mettere insieme delle pratiche conseguenti a decisioni più o meno condivise? Quindi, come dire, le questioni sono piuttosto complesse. Riprendo solo brevemente, ci è stato anticipato anche dai relatori questa mattina, il tema del monitoraggio e del come ci si pone il problema di che cosa ci dice la realtà, come si valuta, come si misura l'empowerment. Alessandra Crimi ci ha parlato di indicatori e in generale di quella esigenza di uno sguardo meta, che guardi a ciò che si va a fare innanzitutto, quindi che guardi anche al proprio operare, al proprio intervento, monitorandolo e correggendolo in itinere, nell'ottica di quelle comunità imperfette a cui faceva riferimento Ripamonti stamattina e all'azione di monitoraggio a cui faceva riferimento Jenny Capuano. Questo vuol dire fare il lavoro di comunità per come lo stiamo ascoltando dai nostri relatori. Mappare, valorizzare, connettere, così concretizza quell'azione nelle interfacce, nelle transizioni a cui si faceva riferimento stamattina. Quando parliamo di sviluppo di comunità, parliamo di questo.